Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi inizia a Genova e in comunione con tutta la Chiesa italiana per le diocesi il 26esimo congresso eucaristico nazionale. È una bellissima coincidenza in questo anno giubilare della misericordia di trovarci insieme a contemplare il mistero dell'Eucaristia, sorgente della missione, perché anche nell'Eucaristia il Padre attraverso il Cristo è venuto incontro ad ogni uomo e continua a venire incontro a ciascuno di noi ogni volta che crediamo noi di accostarci a Lui, ma lo troviamo pronto a donarsi, pronto a rivelare a noi, come già ai discepoli di Emmaus, ciò che è avvenuto nella sua esistenza, ma soprattutto ciò che ha avuto significato nella sua passione, morte e risurrezione. Ma c'è un'altra motivazione, come vi ho annunziato. Questa sera ringrazio voi, cari confratelli, per aver risposto a questo invito e tutta la Chiesa particolare che vuole rendere grazie al Signore per aver avuto quasi 15 anni, 14 anni, Monsignor Antonio Nuzzi come pastore di questa diocesi. 7 giorni fa il Signore lo ha chiamato a sé, ha concluso la sua vita terrena, operosa, nella semplicità che lo caratterizzava, ma anche nella determinazione di farsi veramente servo di tutti e a tutti. Ricordo, per chi avesse dimenticato questo particolare, che quando Monsignor Nuzzi fu nominato arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Cosa, eccetera, si era verificato l'anno precedente, nell'80, un grave terremoto e fece il suo ingresso solenne celebrando nella cappella del cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Noi stiamo vivendo anche questa esperienza, tenendo conto come, grazie a Dio, potremmo dire, le vite umane sono state risparmiate nella nostra diocesi, ma non altrettanto le realtà che ci stanno a cuore, le case di molte persone e la casa di Dio. Sono più di 80 le chiese toccate seriamente dai danni del terremoto, dalle scosse del terremoto. Per cui siamo chiamati ancora una volta a ricostruire la casa di Dio, come ho detto a San Francesco. E questo deve significare non solo la ricostruzione materiale della Chiesa, ma la nostra continua ricostituzione, ricostruzione come Chiesa, famiglia di Dio, come presbiterio, come comunità ecclesiali, religiose, parrocchiali, associative. È un impegno al quale siamo chiamati, lo mediteremo ancora tra poco, proprio dal valore che l'Eucaristia ha. E anticipo che questa sera, proprio perché è una messa di devozione ma significativa, ho scelto che usiamo tutti la quarta preghiera eucaristica. Prego voi, fedeli, di seguirla con attenzione e voi, concelebranti, di usarla spesso, soprattutto in quest'anno della misericordia. È un po' lunga, dura di più, ci aiuta a meditare il mistero della Trinità nella storia della salvezza e nell'Eucaristia. E allora ringraziamo insieme il Signore per averci uniti
intorno all'altare, intorno al vescovo, intorno a questo mistero grande della nostra fede, e chiediamo perdono dei nostri peccati, perché la potenza dello Spirito ci aiuti a gustare ciò che Cristo ci donerà, se stesso, e l'abbraccio del Padre riservato a tutti coloro che si avvicinano a noi. Riconosciamo i nostri peccati. Il Signore sia con voi. Partendo proprio dal dono
che Papa Francesco ha voluto fare alla Chiesa e al mondo intero con questo giubileo straordinario della misericordia. Perché non finiamo mai di renderci conto, a volte potrei dire anche di fare veramente esperienza completa della parola e della verità della misericordia. Una realtà che svela il disegno della Trinità, l'identità stessa della Trinità, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono questo amore permanente, continuo, eterno, irrevocabile, che Dio ha voluto fare conoscere all'uomo. Lo professiamo nella fede e lo celebriamo nella liturgia. Oltre a sperimentarlo nella vita sacramentale, lo professiamo nella fede, perché il Dio che ci ha creati non ci lascia andare alla deriva. Questo Dio che è amore, dice San Giovanni, manifesta il suo amore lasciandoci anzitutto una libertà inverosimile. Quest'anno l'ho ripetuto spesso quando ho ministrato il sacramento della Quaresima. Ed è bene che forse con delle parole molto forti ce ne rendiamo conto, anche noi, che crediamo di giocarci la nostra libertà anche con Dio. E noi ci rendiamo conto che proprio in questa libertà si gioca la nostra risposta, ma nello stesso tempo si afferma il suo amore. Si gioca la nostra risposta perché anche se diventiamo superficiali, ci allontaniamo, o come dicevo spesso ai ragazzi, noi possiamo anche, ecco la parola forte, bestemmiare. Dio non ci fa niente. Se diciamo la brutta parola ai nostri genitori, ci aggiunge il fuoco. È un esempio. Ed è un esempio per esaminarci se veramente nei confronti di Dio, oltre il sentimento, la devozione, il quant'altro, ci rendiamo veramente conto di una misericordia che va oltre ogni immaginazione, ogni limite. Di una misericordia che si ferma e solo Dio lo può giudicare, noi possiamo rendercene conto, a quella verità della coscienza che solo ciascuno di noi conosce nel limite. Nel modo di invocare, di chiedere perdono, di diventare operatore di misericordia. Sono inseparabili queste dimensioni. Quel particolare che ci ricorda l'Evangelista Luca e che ha fatto dire ai padri della Chiesa: bravo, il ladrone pentito che si è occupato del paradiso, solo perché ha detto: tu come me, noi siamo, rivolto all'altro ladrone, siamo colpevoli, ma tu studi ai docenti, ricordati di me quando sarai ancora con me, oggi sarai con me in paradiso. Ricordiamo questo particolare, ma certo non per aspettare l'ultimo momento della nostra vita, ma per scoprire, noi sacerdoti, voi fedeli,
nel celebrare l'Eucaristia, nell'ascoltare ciò che la liturgia ci fa dire, che questa grande misericordia non deve sfuggirci, che questa grande misericordia è per noi, direi, la sfida, l'amore, la certezza di quella permanente conversione che deve contribuire a cambiare ogni giorno in meglio, a farci desiderare ogni giorno il desiderio della santità che risuona già nell'Antico Testamento: sarete santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo, perché è Lui che ci rende santi. E per confermare tutto questo, ecco, ha dato il suo figlio, il volto della misericordia del Padre. Non è solo un annunzio dei profeti, non è solo un desiderio o una conseguenza di tutto il piano salvifico che gli ebrei avevano già esposto nei racconti dell'Antico Testamento, dalla creazione a tutte le rinnovazioni dell'alleanza quando Israele tradì. È la concretezza di un uomo come noi, di un uomo che era il Verbo incarnato, il Figlio di Dio. Volto della misericordia del Padre, in tutti i momenti del suo ministero, pubblico anche durante gli anni della vita nascosta, perché potesse sperimentare fino in fondo quella quotidianità che a volte per noi diventa banalità, superficialità, routine, ma che Cristo ha condiviso per 30 anni, ci è stato ricordato con molta insistenza durante gli esercizi spirituali di quest'anno. Non pensiamo solo ai grandi eventi, importantissimi, fondamentali per la nostra redenzione, ma tutti questi eventi sono stati pian piano, nella divinità di Cristo e nella sua umanità, pienamente condivisi da Lui con tutte le persone che ha incontrato nel suo tempo, nel lavoro quotidiano, fino a quando poi ha proclamato le beatitudini, ha istituito gli apostoli, si è donato, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ed è bello ricordare quello che Giovanni Paolo II commentava a proposito di questo amore sino alla fine, che va oltre quella lavanda dei piedi, va oltre il sacrificio della croce, perché abbraccia gli apostoli di ieri, l'umanità di ieri e di oggi, di sempre, in quel sacrificio che redime totalmente l'umanità e la prepara all'incontro ultimo con il Padre. Questa visione che gli teologi dicono escatologica, finale, ma guardate, se noi non abbiamo questa tensione verso la fine, se noi non crediamo che quotidianamente, nella celebrazione dell'Eucaristia, nell'adorazione del mistero eucaristico, viviamo quel frammento della eternità verso la quale siamo in cammino, facciamo solo delle liturgie, ma con la lettera molto minuscola. La liturgia è vita, la celebrazione è esperienza, la celebrazione è partecipazione. E allora diciamo con le parole di Luca: la celebrazione è quando i nostri occhi si aprono. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconoscono.
Perciò diventa sorgente della missione, perché mette in moto, non è una via d'evoluzione, ma è quell'aprire gli occhi a riconoscere colui che si è donato fino in fondo per partire, tornare, annunciare, testimoniare e dire no, l'abbiamo visto, Cristo è veramente risorto. Ma chi permette questo? La nostra intelligenza, il nostro entusiasmo, la bellezza di una celebrazione? Chi permette veramente questo? È lo Spirito Santo. Quello stesso Spirito che ci permette di riaprire gli occhi, se li apriamo veramente, noi confessori, voi penitenti, noi penitenti pure, quando invochiamo la misericordia nel sacramento della riconciliazione e percepiamo il dono del Padre. E scopriamo che veramente siamo rinati, rinasciamo ad una vita nuova, ad una testimonianza che nasce non dall'essere così, no? Delle persone che hanno un ruolo, ma dei battezzati consapevoli della dignità che hanno ricevuto e della grazia che hanno potuto sperimentare. E tutto questo si alimenta nell'adorazione eucaristica, si alimenta quando la preghiera che in ogni celebrazione eucaristica guida la nostra presa di coscienza si fa silenzio, adorazione, contemplazione. Perché? Perché già è diventata comunione, non solo se abbiamo fatto la comunione, ma se per la grazia dello Spirito siamo entrati pienamente nella comunione con Cristo, con il Padre, grazie allo Spirito. Ecco la missione. Non è qualcosa da raccontare solo, ma soprattutto da dire. Il dono che dobbiamo chiedere, e lo dobbiamo chiedere per noi stessi, per le nostre comunità, per la nostra, per il nostro ministero, per il nostro presbiterio. Dobbiamo chiedere questo come dono al Signore, perché la missione, diceva già il Beato Paolo VI, altro che non è la Chiesa che prende coscienza di se stessa e diventa missionaria. Ogni battezzato che prende coscienza di se stesso diventa un missionario. Ogni battezzato che celebra e partecipa al mistero eucaristico non può che essere missionario, perché abbiamo sentito nel racconto degli Atti degli Apostoli, vi diciamo quello che abbiamo sperimentato. Non possiamo venire per noi quasi come una riserva gelosa, egoistica, la bellezza e la gioia di ciò che Cristo ci ha fatto sperimentare. Tutto questo cresce e si alimenta se diventiamo familiari del Signore nell'Eucaristia, se diventiamo familiari della meditazione della parola di Dio, se ci nutriamo di tutto questo. Ecco i momenti, direi, fondamentali della Chiesa particolare diventano questi, perché insieme sentiamo una sola parola. Siamo guidati dallo stesso Spirito, celebriamo lo stesso mistero e ci ritroviamo anche noi come nel cenacolo, perché sentiamo dire: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, offerto il sacrificio.
sacrificio per voi. Prendete e vedete, è il mio sangue, offerto, sparso, versato per voi e per tutti. Quanto ci devono pesare queste parole, ma quanto ci devono fare tremare e nello stesso tempo riempire di gioia. E allora non c'è abitudine, non c'è il tempo che passa e quindi la routine, c'è la meraviglia, c'è la sorpresa di Dio, c'è il mistero che non finiamo mai di esaurire nella comprensione e nella contemplazione di tutti gli svolti che lo stesso e l'unico mistero ha nella vita del mondo, nella vita della Chiesa, nella vita di ciascuno di noi. E allora ci rivolgiamo a Maria. Donna eucaristica per eccellenza, ma proprio per questo evangelizzatrice. Si alzò e partì senza indugio, dopo che l'angelo gli aveva annunciato che sarebbe diventata madre per l'opera dello Spirito. Partì senza indugio. Da qui partiamo allora. Partiamo per dove? Partiamo per che cosa? Anzitutto per ricordare che da più di 60 anni nella nostra diocesi c'è la possibilità, sia qui a terra sia in altri, dell'adorazione eucaristica permanente. Partiamo per rinnovare davanti a Gesù Eucaristia la nostra coscienza di fede e di Chiesa, nutriti in un solo pane, dissetati in un solo calice, formiamo l'unico corpo che è il corpo di Cristo, la Chiesa. Partiamo per risentire in noi lo slancio della missione, dell'annuncio, della comunicazione da fratello a fratello, da comunità a comunità. E non solo quando siamo chiamati nelle singole associazioni, gruppi, movimenti e quant'altro, ma quando ci riconosciamo Chiesa particolare, Chiesa concreta nel tempo e nello spazio, Chiesa di oggi, con la presenza di Cristo, con il vescovo successore degli Apostoli, che al di là dei suoi limiti, al di là di tutte le attese deluse, ha pure un ruolo e una responsabilità. Ecco perché ha bisogno della costante preghiera ed anche del desiderio di vederci sempre più insieme, sacerdoti, laici, presbiterio, tutti consapevoli di appartenere all'unica famiglia di Dio. Insieme con Maria, ancora una volta regina, madre degli apostoli e del cenacolo, continuiamo questa celebrazione eucaristica perché possiamo ritrovare, siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale e siamo anche verso la fine, mancano due mesi alla conclusione del Giubileo della Misericordia, perché questo tempo non trascorra inutilmente, perché le porte aperte non rimangano come un simbolo e basta, ma come un'esperienza, come ecco quell'esperienza di fede che costantemente Papa Francesco ci sta ricordando in ogni celebrazione, in ogni catechesi pubblica, in ogni omelia, perché il suo cuore di pontefice di tutta la cristianità incessantemente chiede che la misericordia diventi la parola forte del Vangelo
capace di rinnovare non solo la Chiesa nel suo interno, ma anche l'umanità. È sotto gli occhi di tutti oggi quanto l'umanità abbia bisogno di questo, anche nella nostra società. Sapremo noi essere ministri di questa misericordia? Continuiamo noi a credere nella realtà sacramentale e nell'azione di Dio quando la misericordia diventa non solo sperimentata ma anche condivisa? Chiediamola per noi e per tutti i battezzati, perché al ricordo del battesimo si unisca sempre anche la certezza che Cristo presente nell'Eucaristia ci accompagna e ci guida nel cammino della storia. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, ed ora le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito di Cristo risorto, datevi un segno di pace. Preghiamo. O Padre, che in questo sacro convito ci rendi partecipi del corpo e sangue del Cristo, santifica la famiglia dei credenti e rafforzala nel vincolo della carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Ancora faremo un breve momento di adorazione eucaristica che offriremo al Signore per la pace nel mondo, per tutta la Chiesa, per la nostra Chiesa particolare, perché proprio condividendo questo messaggio che l'anno della misericordia ci chiede di contemplare nel mistero dell'Eucaristia, possiamo tornare ancora più gioiosi nelle nostre comunità e continuare a vivere giorno dopo giorno il dono che il Signore ci ha fatto. Vorrei ricordarvi che domani alle ore 16 celebrerò l'Eucaristia nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Campri, perché accoglieremo e daremo inizio così in un modo ufficiale alla vita di questa casa famiglia nata dal carisma di Don Benzi e nella memoria viva di San Giovanni XXIII, di Papa Giovanni, una famiglia che ha accolto da circa 20 anni parecchi figli gravemente bisognosi di assistenza, persone disabili, persone con handicap, ma la gioia che si respira nel vederli insieme è veramente grande. E io mi auguro che quell'esempio, ce ne sono altri tanti in diocesi, ma che quell'esempio resti ancora per noi come il prolungamento dell'Eucaristia, di Cristo che si è fatto servizio. E questo sarà anche un po' l'impegno che prenderemo per il prossimo anno. Come già sapete, ci prepariamo dopo il Giubileo della Misericordia a ricordare il nono centenario dell'arrivo di San Berardo come vescovo in diocesi, il 1116. È un tempo impegnativo che ci attende, viviamolo con la grazia del Signore. E ora fermiamoci un po' in adorazione silenziosa. Thank you.
perché dopo aver celebrato l'Eucaristia ed avere rinnovato l'esperienza del patto di amore e di misericordia che tu hai fatto con la tua Chiesa, con l'umanità, con gli Apostoli, con la Chiesa. Abbiamo ancora bisogno che i nostri occhi si aprano, perché si dilati l'orizzonte del nostro cuore, del nostro amore e della missione che tu hai affidato, ieri, oggi e sempre, perché il tuo Vangelo continui a risuonare sino ai confini della terra. Rendici missionari, testimoni, annunciatori della tua misericordia. Dovunque noi ci troviamo, nelle nostre case, nelle nostre comunità, per esercitare quel ministero che è servizio di amore all'umanità, sia nella celebrazione dei divini misteri e dei sacramenti, sia nel dono della vita, sia nel servizio dei fratelli, in tutte le missioni, le mansioni, i lavori e le professioni. Perché se tutto è compiuto con lo stesso amore, con la stessa dedizione con cui tu ti sei donato a noi, il mondo, la nostra società, noi stessi, potremo convertirci e diventare veramente misericordiosi come il Padre. E questo è il mandato che ci hai consegnato durante la tua vita terrena. Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste. Tu sai, Signore, quanto il mondo oggi ha bisogno di misericordia. Ma anzitutto, donaci il tuo spirito perché noi per primi possiamo fare esperienza della misericordia del Padre, del dono che hai voluto fare di te stesso sulla croce nell'Eucaristia, nella presenza misteriosa del tuo Spirito, perché tutto, tutto della Trinità ci parla di misericordia. Aiutaci, perché insieme a Maria, Madre tua e Madre nostra, possiamo anche noi partire senza indugio, ogni volta che la tua parola ci riscalda il cuore, ci smuove dalla nostra inerzia, ci fa vedere oltre i confini e i limiti dei nostri difetti o delle nostre pigrizie. Rendici, Signore, battezzati, convinti di essere veramente rinati alla vita nuova, quella che il Padre ha promesso, che tu ci hai meritato con la redenzione, che lo Spirito Santo continua a rigenerare in noi. Sostienici nel cammino quotidiano e fa che questa nostra piccola Chiesa, sacramento visibile del mistero di comunione che è la tua Chiesa, possa diventare oggi nel mondo, in questa nostra società, segno credibile di carità fraterna, di solidarietà e soprattutto di riconciliazione permanente, perché tu, fino all'ultimo respiro della tua vita,
hai perdonato a tutti coloro che ti hanno offeso, che ti hanno crocifisso, che ti hanno rinnegato. Donaci questa consapevolezza, Signore, e potremo camminare con la forza del tuo Spirito sulle strade che tu aprirai davanti a tutti quanti noi nel cammino della vita quotidiana. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Siete benedetti.